tutto questo Sei Tu, ultimo su RTL 102.5. Buon pomeriggio ancora, siete in diretta qui su Sanremo, proprio a fianco, perché siamo come se fossimo sul palco, ma c'è qualcuno che andrà su quel palco ed è proprio accanto a noi. È qui con noi, ragazzi. Dario Faini, da Dust. Ciao. Allora, ma scrivila una canzone ogni tanto. Ogni tanto, sì. Deliziaci, perché poi alla fine tre sempre... quest'anno, giusto? Quest'anno tre, sì. Ne hai tre a Sanremo. Sì. Allora, diciamole. Allora, partiamo dai giovani, Tsunami, Eugenio in Via di Gioia, poi Elodie con Andromeda, scritta con Mahmood, e poi Eden di Rancore. Hai capito? E sono molto contento di questi pezzi. Allora, Dario Faini, anche noi siamo contenti, quindi nulla da dire. Dario Faini ha scritto tante di quelle canzoni che se dovessimo fare delle liste e nominarli tutti staremo qua fino a domani. Però insomma, tutti i vostri cantanti preferiti, le vostre canzoni preferite, lui ci ha messo lo zampino, sicuro. Questo è proprio, no? Dai, sì. E poi hai il tuo di progetto. Parliamo certo, del progetto Dardust. Esatto. E tornando alle canzoni, volevo citare, vabbè, Soldi con Mahmood dell'anno scorso, che è stata una cosa proprio... Da lì è cambiato, sono cambiate tante cose. Poi l'estate scorsa hai fatto Calypso anche, sì, no? Sì, che sì, avuto anche Nuova Era con Lorenzo. No? Nuova Era, insomma, stiamo citando praticamente due, tre, capito? Sì, di quelle... che poi noi abbiamo passato tantissimo, quindi i nostri veri normal people conoscono perfettamente, quindi possono sicuramente apprezzare l'artista che sei. Però parliamo di questo Sanremo, nello specifico. Parliamo di questo Sanremo. Cosa dire? Con cosa ci grazierai, allora, oltre ai tuoi brani meravigliosi che hai scritto? Però sei qui per una ragione, no? Sì, sono qui, vabbè, in veste da producer, quindi sono dietro le quinte a sostenere Elodie, Rancore, i ragazzi e l'Eugenio. E poi giovedì sarò ospite nella serata dei duetti, sempre con Rancore, la rappresentante lista, che è questo nuovo progetto molto molto figo di cui sentirete parlare. E faremo insieme questa cover di Elisa. Luce, scritta da Elisa e Zucchero, brano, come dicevo prima, che non invecchia mai. Esatto, stavamo dicendo, abbiamo chiesto la nostra linea diretta anche a Dario e gli abbiamo chiesto qual è la canzone, secondo lui, la sua canzone della storia del Festival di Sanremo. E lui la mia preferita, Luce, sì, devo dire di sì. Quest'anno l'abbiamo riarrangiata in una maniera, direi, sorprendente, spero che piacerà molto. Ma non abbiamo dubbi, noi. Riattualizzata, e non ce n'era troppo bisogno, però veramente l'abbiamo portata nel mondo di Rancore, e quindi non vedo l'ora di suonarla sul palco. Anche perché poi, se conoscete Dardas, il progetto Dardas ha sempre qualcosa di magico, no? All'interno, e se volete indagare maggiormente, c'è un disco qui, ricordiamo. Sad, Storm and Drugs. Titolo... Sì, un po' particolare, sì. Però, vabbè, Drugs non è proprio riferito a quella roba che immaginate voi, ma anche il concetto della dipendenza, anche affettivo, c'è tutto un discorso dietro, tutto un concept dietro. E poi mi sono tatuato SAD, il titolo, l'acronimo, che vuol dire triste, ma in verità, come dicevo, è Storm and Drugs. E poi leggevo anche, si ispira a Sturm und Drang, po' al movimento, quindi è proprio una cosa molto profonda e ci piace tanto. Bene, allora, Dario, noi ti ringraziamo per essere passato a trovarci e non vediamo l'ora di vedere anche l'esibizione di giovedì. Non vedo l'ora anch'io. Grazie a Dario. Grazie. The truth.